L'assessore alla cultura è pregato di avvicinarsi. Dottor Pasquale Pazienza, mi sembra, eh? Sì. Il dottor Pasquale Pazienza è pregato di avvicinarsi per il momento del taglio del nastro. Siamo onorati di avere dei grandi personaggi, a cominciare dal nostro protagonista, Zaissa, a quale chiediamo un applauso, un grande applauso. Abbiamo il dottor Di Marco Francesco, vero? Tenente colonnello, il quale sarà lui il protagonista del taglio del nastro per l'inaugurazione. Il nastro. Abbiamo due figuranti che poi presenteremo. C'è di meglio? E abbiamo con noi l'assessore dottor Pasquale Pazienza. Un applauso per favore. Sono momenti questi solenni di grande sensibilità e di grande avvicinamento alla tradizione culturale, perché dove c'è cultura c'è sempre storia, civiltà, progresso e sviluppo dei popoli. Ecco, adesso ci portiamo al tavolo di rappresentanza e il pubblico prenderà di nuovo posto.
chiama Fracchia Pumba, che ha forma di un coro e quindi è la ripresa di media tradizione di, della sonorizzazione degli strumenti e della percussione. Dico bene? Ecco, intanto presentiamo i componenti del gruppo. Sono i ragazzi del gruppo Etno Jazz. Un applauso. Al pianoforte Armando Bertozzi. E Fabio Rotoli. Ai sassofoni Antonio Aucello. Mentre per la presentazione del Fracchia Boom avremo poi dell'intervento concertistico alla fine del primo tempo di questo, chiamiamolo, convegno. Per adesso possiamo presentare il tavolo di rappresentanza. A partire dalla mia sinistra abbiamo l'architetto Maria Bianco, che è pregata di alzarsi, dottoressa professoressa docente di storia dell'arte. Scusate perché le cose sono tante, Abbiamo per noi l'assessore della provincia di Foggia, dottor Pasquale Pazienza. Mentre invece alla mia destra abbiamo la signora Antonietta, presidente dell'associazione patrocinatrice I Cinque Reali Cinque. Mentre l'architetto Maria Bianco è la patrocinatrice di Star Italia, sindacato degli artisti italiani. Dico bene? A questo punto possiamo dare la parola agli interventi e all'inaugurazione. Presiede l'inaugurazione l'assessore Pasquale Pazienza, assessore provinciale di Foggia. Ho il piacere di portare il saluto e il benvenuto, da parte del presidente Antonio Pepe e chiaramente con il suo, quello dell'intera amministrazione provinciale. Quindi benvenuto all'artista che si celebra in questo nuovo evento, così come lo abbiamo definito, nuovo momento, e a tutti gli intervenuti. Il mio intervento è davvero veloce e intanto per cristallizzare un concetto, questa provincia, la provincia di Foggia, nonostante la fase difficile, dura, caratterizzata da forti tagli alle risorse economiche disponibili, ha cercato di mantenere comunque un presidio culturale attraverso il suo assessorato alla cultura, in particolare attraverso il lavoro della nostra vicepresidente Villa Consiglio, si è cercato di fare tutto il possibile, forse mi permetto di dire, non lo dico per autocelebrazione dell'amministrazione, è stato fatto anche un qualcosina in più, si è cercato di mantenere, come dicevo, un presidio culturale nel territorio, vista l'assenza che caratterizza un po' la città di Foggia e tutto il territorio provinciale foggiano. Ci si è spesi davvero enormemente per cercare di creare eventi che si spera siano stati graditi dalla cittadinanza, dalla popolazione locale, eventi che si sono, come dire, manifestati anche in momenti di elevate espressioni culturali. Mi permetto di dire, e non per celebrare l'artista di questa sera, questo incontro è sicuramente uno di quei momenti. Che dire, la cultura è uno, e mi perdonerete se faccio, se prendo un taglio un po' da economista, però l'economista che è prestato un po' anche all'economia dei beni ambientali e culturali. La cultura, la qualità ambientale è sicuramente uno dei drivers, una delle direttrici
per lo sviluppo di un territorio. Certamente ha bisogno di maggiori investimenti e si spera davvero che stagioni più felici, stagioni più fortunate dal punto di vista economico, ma nella consapevolezza della fortuna non la si costruisce casualmente, ma la si programma, così come capita in tanti paesi, in particolare mi riferisco alle esperienze dei paesi europei. Io spero davvero che la nostra Italia, il nostro meridione d'Italia, il nostro territorio sappia abbracciare negli anni successivi questi percorsi per far sì appunto che la cultura possa diventare non solo un momento di celebrazione dell'animo dell'individuo, ma anche un fattore di sviluppo locale. Con queste parole io torno a rinnovare il saluto. Mi scuserete se devo abbandonare il tavolo. A tutti, sono il terzo anello Francesco Camacco, il presidente della Comunità Italiana, se penso molti di voi conosceranno come realtà, probabilmente può sembrare in qualche maniera strano questo spostamento alla Comunità Italiana, alle forze armate, e è un evento culturale come questo. È proprio qui che invece deve essere colto il senso profondo di un'unione di due realtà apparentemente così distanti e che invece possono avere un unico obiettivo, che è quello di far accrescere la sicurezza sociale e lo sviluppo culturale che è dato da questi eventi. Io sono onorato di aver già conosciuto in precedenza da ISSA, perché è una realtà che comunque all'interno del panorama culturale foggiano e non solo si è già affermata da tempo, per chi ha questa curiosità di andare a cercare il bello e le espressioni artistiche nel nostro territorio, che non mancano, hanno solo necessità molto spesso di essere valorizzate. Perciò l'amministrazione provinciale, questo tipo di iniziative, rende un grande servizio alla comunità, perché stimola tutti quanti a trovare l'occasione per cercare il bello nell'arte, nella cultura e tutto ciò che può far accrescere anche la nostra spiritualità, il nostro senso di appartenenza al territorio, proprio con queste figure artistiche che sono presenti qui, pur venendo da lontano, come Zanessa. Ed è per questo che la comunità ha in passato anche avuto delle collaborazioni dal punto di vista storico, culturale, con l'associazione dei cinque reali siti, con lo stesso artista e con tutte quelle realtà che cercano questo avvicinamento di binomio con una organizzazione come quella militare che ha in sé dei valori da portare avanti e da costruire e da tramandare nel tempo, e con tutte quelle che sono le realtà artistiche che da sempre hanno il grande scopo, il grande obiettivo di far nascere cultura, far crescere tradizioni culturali e possibilmente far crescere anche il senso culturale della popolazione e della sociale che è sul territorio. Per questo vi ringrazio di avermi dato l'onore di essere qui stasera per inaugurare la mostra, e a nome di tutto il personale del Consiglio Storico e della comunità vi do un saluto a tutti coloro che sono intervenuti e a coloro che visiteranno la mostra. Quando prendiamo ad alzarsi, presidente dell'associazione e patrocinatrice dei cinque reali siti. La signora consegnerà un quadro molto bello, lo dico parola di critico. Al nostro professor Zanessa, perché Zanessa posso dire che è professore dell'arte, perché il grande Ecefrom, principe di Hohenstaufen, l'ultimo protagonista del cadrato delle Hohenstaufen, quando si è reso veramente conto dalla Germania chi era veramente Zanessa, ipso fatto l'ha subito nominato professore honoris causa. Un applauso. Questo quadro, vorrei dire solo
verrà naturalmente, andrà naturalmente all'ambasciata siriana, e vorrei tessere una lode a Sua Eccellenza il Presidente Bashar al-Assad, Presidente della Siria, per la strenua operosità del suo pensiero di padre della nazione, operando grandi valori di democrazia, di rispetto civile per l'arte e la cultura, cui lui stesso ha sempre promosso, naturalmente con grande generosità e larghezza di impegno. Quindi è grande espressione di storia e civiltà richiesta di un grande popolo. Pensate che la Siria è stata culla della storia umana, della conservazione dell'identità, delle grandi tradizioni storiche e etniche, attraverso la complessità oggi del dialogo, di pace, di fratellanza tra i popoli e il grande bene per la sua nazione, perché l'abbiamo chiamato il padre della sua nazione. Questo nome poi naturalmente ha già un suo significato. Bashar, che vuol dire l'annunciatore, come se fosse un angelo del Signore che viene a annunciare per portare il senso, il significato del pane e della fratellanza al suo popolo. Grazie. È un quadro di espressionista che esprime molto una carica forte delle sensazioni, potete vederlo, ve lo dico già da critico, è una finestra aperta sull'anima, e quindi attraverso gli stimoli di questa cornice l'anima è la protagonista, il suo autore è soltanto testimone di un accadimento. Vi prego, e basta. Adesso invece chiederei la parola alla signora Antonietta. Si è rafforzato. Io considero per molti versi Zai la mia spalla forte, vicendevolmente ci diamo coraggio, ci sproniamo e spesso cerchiamo di neutralizzare anche qualche negatività che ogni tanto si presenta. Zai, io ho sempre detto anche in altre occasioni, in altri palcoscenici,
capace di, non è un termine molto, molto bello, però è quello che rende meglio il concetto, di scavare proprio nell'anima. E nella mia in particolare, non voglio dilungarmi e stare a dire che quando mi risponde al telefono riesce a capire da un pronto come io mi senta. Vi ho detto tutto, insomma. Abbiamo due principi, un principe e una principessa. Due figuranti, ma direi con tre quarti di novità, dico bene? Li preghiamo di avvicinarsi, sono gli attori, quindi sanno bene parlare, declamare, interpretare, quello che è la fluidità del lessico della poesia. Lui è Ciro Buono, un applauso. Lei è Grazia Amelide. Ci interpreteranno il ruolo di un uomo vestito di bianco. Cielo deserto, cielo vivo, dove le nubi hanno incumbito il loro nido di colombe, viola di luce, sogno di stelle e lumi. Si getta i lumi dell'altura per entrare nella strada dell'anima. Le ali del Signore hanno voce di rugiada. È la stessa, alleluia. Voce macchiata di luce sanguinante, una voce senza gola. Come il fiore appassisce, la parola lascia il tempo. Scoscette la strada che porta sul colle degli angeli. Ma l'uomo vestito di bianco piangeva le sue ferite. Sognava di essere un fiume e di dormire come un fiume. È il suo segreto. Perché la pietra accogliesse mai le nuvole o sangue forte di Giacobbe. Ne può accarezzare la fugace voglia di pece. Nel cielo vuoto, lontano, oltre il colle, il sole canta sull'ombelico dei danni cherubini che giocano sopra le nubi. Non ci fu principe di Siria da potersi paragonare, né spada come la sua spada, né cuore così bello. Nessuno ti conosce, ma io ti canto. Ritorna con le tue ali, tutte le rose sono bianche, bianche come la tua pena. Il Cristo di Padova ha diviso le dita, è il dolore che tocca la morte. Il vero dolore non è presente allo spirito. Oh, voce antica, brucia con la lingua. La luce gli spezza le ali come un fiume di leoni tenero con la rugiada. L'uomo vestito di bianco ha già deposto la notte del suo racconto. Va su e giù nella via deserta, è la stessa, è la stessa. Già risuonano le spade di saliva vacillando le dure eternità. Vuole piangere dicendo il suo nome. Già sale una scala nell'aria, un volo di capriolo sul petto infinito di bianco. Cielo vivo, amore visibile. Aleggi un sorriso sul labbro e sul cuore, in nome di colui che è il Signore dei Cieli. Alice, per qualche tempo fa, in occasione di una mostra di arte sacra, e in quella sede mi sono immediatamente innamorata dell'arte di Zais e soprattutto dell'espressività interiore che traspare e che intende nell'ambito delle sue opere. Nell'ambito della storia dell'arte, la storiografia classica e quella popolare
ha sempre individuato l'artista come un personaggio eccentrico, eccentrico perché capace di coniugare contemporaneamente creatività, manualità, sensazioni, emozioni e saperli tradurre immediatamente in segni visivi, concreti e tangibili, in forme d'arte. Facendo un excursus sulla figura dell'artista nel corso dei secoli, si è passati da quello, diciamo, dall'artista magico che era presente nell'ambiente preistorico, nella preistoria, per passare alla figura dell'artista artigiano del Medioevo e per giungere alla figura dell'artista dotto, l'intellettuale che frequentava le corti rinascimentali, nel cui ambito si è anche individuata la l'opera d'arte come fattore individuale e fondamentale. Per arrivare alla figura dell'artista contemporaneo che trae le sue origini dalla cultura romantica. Dobbiamo dire che da Plinio il Vecchio al Vasari, alla moderna e contemporanea letteratura, si è sempre visto e individuato l'artista come una persona particolare. Dico particolare perché appunto l'unico capace in tutti i campi di creare e di rendere concreti pensieri astratti, sensazioni, emozioni e particolari aspetti della realtà. Ed è proprio quello che noi troviamo nelle opere di Zaissa, del maestro Zaissa, esposte in questa sede. Io credo che i suoi sogni, lo scorrere della sua vita, le sue emozioni, la sua fede, la sua interiorità è perfettamente concretizzata nei segni visivi delle sue opere d'arte. Una peculiarità che io ho trovato visionando un po' le sue opere, la sua produzione artistica, è la particolare percezione che ha dello spazio. Lui utilizza una prospettiva, una tecnica grafica, apparentemente per lui, perché la tramuta in sensazioni oniriche, illusoriche, cercando appunto di rendere vivi, a volte evocativi, personaggi, i soggetti che rappresenta, sempre legati alla sua terra, alla sua Siria, Oriente e Occidente, un mix di culture, un mix di linguaggi, ma soprattutto un insieme di colori, di forme, trovano una perfetta armonia nelle opere del maestro Zaissa. Io credo